Bentrovati amici sportivi rossoblù, benvenuti al comunale di Monastir, dove tra pochissimo, alle ore 15, si disputerà la gara valida per la prima giornata di ritorno, sedicesima giornata di eccellenza, Monastir Torres. Vi vado a leggere immediatamente le formazioni per quanto riguarda il Monastir. Con il numero 1 Matteo Zanda, con il numero 2 Mario Falchi, con il numero 3 Federico Ruggero. Entrambi Falchi e Ruggero sono i due under in squadra, classe 97 Falchi, classe 99 Ruggero, giocatore che ha disputato la prima parte del campionato con la Torres, la formazione tra formazione juniores e prima squadra. Con il numero 4 Nicola Lai, con il numero 5 Giacomo Chessa, con il numero 6 Fabiano Todde, con il numero 7 Fabio Coco, anch'egli giocatore ex rossoblù nella prima parte della stagione con la maglia della Torres, con il numero 8 Federico Podesu. Con il numero 9 Michele Suella, con il numero 10 Emiliano Melis, con il numero 11 Daniele Brazzu, classe 99 del terzo under in campo. A disposizione del tecnico Claudio Cordeddu, Antonio Cuccu, classe 2001, Demetrio Cossu, con il numero 13, con il numero 14 Matteo Pedio, con il numero 15 Federico Anedda, con il numero 16 Alberto Azzori, con il numero 17 Riccardo Muzzu e con il numero 18 Cristian Cacciuto, uno degli ultimi acquisti in questa fase di mercato invernale. Per quanto riguarda il Monastir, in panchina gli under, abbiamo detto, sono il portiere, il numero 12 appunto con la maglia numero 12, classe 2001, e il numero 14 Matteo Pedio, due under Pedio, classe 99. Per quanto riguarda la Torres, 301esima partita per il capitano, portiere rossoblù Tore Pinna, numero 1, con il numero 2 Edoardo Casu, classe 98, con il numero 3 Vittorio Spanu, classe 97, con il numero 4 Carlo Piga, con il numero 5 Cataldo Minutolo, con il numero 6 Roberto Merenda, con il numero 7 Stefano Sarrizu, con il numero 8 Francesco Bianco, classe 2000, con il numero 9 Michele Chelo e con il numero 10 Francesco Mannoni, con il numero 11 Andrea Chessa. A disposizione del tecnico Giuseppe Tortora ci sono Antonio Secchi, classe 98, Gavino De Palmas, anch'egli 98, con il numero 14 Buba Diouf, classe 99, con il numero 15 Federico Superchi, anch'egli 99, con il numero 16 Alessandro Ruleri, 2001, con il numero 17 Pierluigi Meloni, 99, con il numero 18 Stefano Soggiu, 2001. Dunque una panchina tutta di under per quanto riguarda la Torres, che ha un paio di assenze, anzi tre assenze importanti. Lo squalificato Scioni, Sandro Scioni, che è stato espulso nella scorsa partita sul campo del Tonara. Gli infortunati poi sono Lionel Spinola e Fideli, Marco Fideli, quindi due assenze per quanto riguarda la formazione rossoblù. E vi ricordo che la gara sarà diretta dal signor Matteo Manis della sezione di Oristano, a coadiuvarlo Francesco Murgia, sempre della sezione di Oristano, e Alessandro Anedda della sezione di Cagliari. Dunque, questi i giocatori che scenderanno in campo tra pochissimo, naturalmente vi daremo appuntamento poco prima delle 15 per la diretta radiofonica, ma vi ricordo che questa gara sarà anche trasmessa in streaming grazie ai nostri sponsor e la potrete vedere sulle pagine Facebook di Diretta Sport Live TV e sulla pagina Facebook della Torres Sassari. Dunque, ci sentiamo tra pochissimo, poco prima del fischio d'inizio, per il live via radio e naturalmente chi vorrà potrà assistere alla gara anche tramite la piattaforma streaming. Grazie e ci risentiamo tra pochissimo.